Ciao amici, buongiorno. Benvenuti in stagioni in questo vlog. Oggi è il mio giorno libero, quindi vediamo se riesco a fare un vlog di questa giornata, anche se non sarà una giornata particolarmente interessante perché non farò niente di eccezionale, ma è il mio giorno libero e volevo fare qualcosa insieme a voi. Allora, mi piace tanto il mio angolino caffè. C'è una luce orrenda in questa cucina perché c'è una finestra piccola e d'inverno non c'è molta luce. Comunque io accendo sempre la lampadina, questa lampada, e mi piace vedere l'effetto. Adesso mi preparerò la colazione, ma prima sto facendo le pappe alla mia cagnolina. Io ho una cagnolina che è la mia grande super amica, che ha quasi 13 anni e vive con me, mi ha seguito in tutti i traslochi, nelle varie vicissitudini. E l'anno scorso ha avuto dei problemi di salute, ha avuto una pancreatite e quindi non può più mangiare il cibo industriale. Quindi il veterinario mi ha fatto questa dieta, vedete? Mangia riso bollito con le carote e mangia pesce bollito con 2 cucchiai d'olio e degli integratori appositi. Quindi io ogni mattina preparo anche le pappe per la mia cagnolina che si chiama Mira e la vedete nella foto che ho messo come foto del canale. Il cane non può mangiare solo la dieta casalinga che mangiamo noi, cioè non può mangiare solo riso, verdure, pesce e stop, perché non produce da solo degli enzimi che noi produciamo e che nell'alimentazione industriale ci sono messi artificialmente. Quindi il veterinario mi ha spiegato che bisogna aggiungere degli integratori e io aggiungo questo che si chiama Psyllium, è una pianta e serve per regolarizzare l'intestino e poi aggiungo questo che è capsule di integratore alimentare di acidi grassi e questo qui che è per cane anziano, integratore per le diete casalinghe e contiene vitamine, minerali, calcio. E quindi tutta questa pappetta poi gliela metto nel riso che lei mangia. Bene, eccoci qua, pronte per partire col sua pettorina rossa. Adesso andiamo al Little Pet, un negozio che le piace tantissimo perché è un negozio di prodotti per gli animali. Devo stare molto attenta in questo negozio perché lei è una ladra, ruba gli ossi, quelli per i cani oppure i biscotti e quindi devo stare attenta, però i commessi ormai la conoscono e le danno sempre dei biscottini. Bene, andiamo. Ecco, impazzisce. Ha tirato come una pazza per arrivare qua. Ecco, allora siamo uscite e si è mangiata 4 biscottini che il commesso le ha dato e quindi adesso è contenta, ma vero? Sei contenta? Sì? Sei molto contenta. Eccomi qua amici, sono tornata, ho appena fatto la spesa, ho portato a casa la mia cagnolina e sono uscita di nuovo e sono andata da Aldi a comprare qualcosina e sono distrutta perché è tutta la mattina che cammino, c'è caldo, c'è una temperatura quasi primaverile e ho portato su il carrellino, vedete qui a piedi.
per due piani perché io abito al secondo piano e questa è un'altra scomodità degli appartamenti che costano poco, come vi dicevo nel video dedicato al risparmio, e cioè che non c'è l'ascensore. Quindi quando c'è da portare su la spesa si deve fare fatica. Allora, adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso questi fiori recisi che sono tulipani. Adesso sono molto indietro, quindi non sono ancora sbocciati, ma da quello che posso intuire dal bocciolo, vedete? Dal bocciolo, sono rosa. Ecco, io li prendo indietro perché così mi durano tantissimo. E diciamo che io da lì ci vado quasi apposta perché ci sono tantissimi fiori recisi che costano 2 euro al mazzo e a me piace molto vederli, metterli qui su questo mobiletto e vedermeli ogni volta che vengo in cucina. La settimana scorsa li avevo gialli, la settimana precedente rossi e adesso rosa. E ecco uno sfizietto che io mi concedo anche perché costano 2 euro e durano tantissimo. Durano, se voi li prendete così, non ancora sbocciati, durano circa 10 giorni. Poi ho preso dei cubetti di grana per così le emergenze, magari qualche cena veloce con della verdura. Questi sono buoni e fanno comodo. Poi ho preso della scamorza affumicata, anche questa per la pausa pranzo. Quando ho un'ora e mezza di pausa pranzo, torno a casa di corsa a portare fuori la mia cagnolina, non ho tanto tempo per mangiare e mi faccio dei panini con questa e magari una salsina ai peperoni, delle verdure grigliate, cose così. Poi ho preso questi peperoni che erano in offerta e sono molto buoni, fatti in padella con l'olio, il sale e un po' di aceto saltati, molto buoni. Poi ho preso dei ceci per fare una zuppa, anche questi costano pochissimo, 35 centesimi, e con una zuppa, se poi aggiungendoci sedano, carote e della pasta, quindi la famosa pasta ai ceci, viene buonissima. E poi ho preso un sacchettone di mele rosse, una roviolina, anche questa è buona con dell'insalata, sempre per le famose cene veloce quando non si ha voglia tanto di cucinare. E poi ho preso le uova che vanno sempre bene. Oggi voglio fare una torta, ho finito la mia ciambella da colazione, oggi voglio fare una ciambella rustica con il lievito di birra e insomma molto buona. Se ho voglia filmerò la ricetta e poi la metterò sul canale. Bene, adesso sistemerò tutta questa roba, poi farò il pranzo. Quindi io, vabbè, mi fermo qui perché non penso ci sarà qualcosa di interessante da vedere. Oggi pomeriggio mi riposo, poi registrerò un video per il mio altro canale Madame Crochet. E se vi piace l'uncinetto, andate a vedere il mio canale, iscrivetevi anche lì se volete. Bene, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, mi raccomando.